Alessandro Mugnaioli, assessore ai trasporti del Comune di Siena. Si amplia e si rinnova la flotta urbana di Siena Mobilità. Sì, è una politica che va avanti, quella di mantenere il trasporto pubblico tra le priorità delle amministrazioni comunali di Siena, sicuramente con tante difficoltà. Sono due mezzi questi che sono assolutamente in linea con quelle che erano le aspettative e le problematiche che avevamo raccolto anche durante la campagna elettorale, quindi si tratta di mettere a disposizione mezzi che sono facilmente accessibili e che rendono la vita più facile alle persone anche di una certa età o comunque coloro che hanno difficoltà a salire all'interno dei mezzi che erano un po' troppo alti fino ad oggi. Quindi è una risposta importante che però viene tenendo conto di un contesto generale che è assolutamente problematico. I tagli, purtroppo si parla sempre di tagli, capisco che diventa anche una litania che non convince più né attrae l'attenzione, però 80% di tagli, 80% di tagli rispetto ai trasferimenti nazionali, alle regioni, voi capite bene che implica di delegare assolutamente la politica della mobilità da parte del governo agli enti locali, vuol dire che per il governo non è più una politica strategica per il nostro paese. Io commenti sono davvero, quelli che posso fare sono davvero negativi, perché rispetto a uno sviluppo anche culturale che avviene nel nostro paese, di un'attenzione sempre più ampia all'ambiente, alle esigenze di mobilità sostenibile, mantenere e costruire politiche di questo genere credo siano veramente assurde. A livello locale comunque cerchiamo di mantenere queste strategie prioritarie, lavoriamo con la provincia, con la regione, perché con risorse, con le poche risorse che ci sono, riusciamo a riorganizzare il servizio per mantenerlo efficiente. È difficile, lo dobbiamo sottolineare a più riprese, è difficile, però la sfida è questa e la percorreremo fino in fondo.